Questo non è contro il carnevale, è decidere, il jazz deve morire. Questo è il punto. Hanno giustificato così il sindaco Seri e l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Marchegiani la decisione di destinare 30.000 euro in più per un totale di 10.000 al Fano Jazz. È stata una scelta tecnica e politica, hanno precisato, visto che si tratta di un festival tra i primi quattro a livello nazionale, entrato nella classifica di quelli riconosciuti dal Ministero della Cultura. Per questo, dicono, aveva bisogno di un programma notevole con personaggi di spicco. Non è che non vogliamo il carnevale, ma lo vogliamo più forte, tant'è che stiamo già ragionando sulla programmazione invernale ed estiva 2016, cercando di capire quale tipo di indirizzo dare a questa manifestazione. È un anno di passaggio, questo per cercare idee e risorse. Stiamo lavorando, e la carnevalesca lo sa perché il rapporto con loro è continuo, a un rilancio complessivo del carnevale e a un progetto forte anche per l'estate che si confronti con il brand turistico della città. Quindi noi non diamo per chiuse nessuna prospettiva da questo punto di vista, anzi siamo per una valorizzazione che vada alla ricerca di fondi statali che sostengono il carnevale, un suo rilancio, questi ragionamenti al Museo del Carnevale su cui stiamo lavorando col progetto ITI, e quindi mi pare che il carnevale quest'anno sia stato sottolineato molto grazie anche alla grande capacità organizzativa del carnevale. Siamo andati a Expo, siamo andati alla data di Urbino, quindi ci promuoviamo. Quest'anno però non c'erano le risorse, mentre il Fano Jazz quest'anno aveva bisogno per sopravvivere. Non ci sono ripensamenti quindi da parte della Giunta. Questo significa che anche la festa dei quattro cantoni quest'anno tornerà alle origini senza la maestosa presenza dei carri allegorici. E non paragoniamo poi, ha detto Marchegiani, il nostro carnevale a quello di Pesaro, dove l'iniziativa è stata organizzata da qualche esercente con ballerine brasiliane e carri di Villa Fastigi. E quello sarebbe l'evento che ci hanno scippato. Non esiste Carnevale di Pesaro, non esiste, adesso non deformiamo la realtà, facciamo male alla città. Esiste un meraviglioso Carnevale di Fano, ci saranno iniziative, adesso mi auguro che ci sia una bella festa per le oltre 1.000 tessere. Il comune è a fianco del Carnevale perché è un progetto di qualità, non mettiamo una cosa contro l'altra. Questo. Tra l'altro il jazz quest'anno torna al mare, torna in centro storico, ci sono 18 aderenti per gli aperitivi del jazz, è una festa che dura una settimana e in futuro potremo ragionare con sinergie tra le varie manifestazioni di Fano per dare offerte sempre più convincenti al turismo e ai cittadini.